terminare questa serata. E intanto ci sta raggiungendo anche Luca Biasin, che era una delle altre persone che erano insieme a me e al professor Fanelli venerdì all'incontro in prefettura, perché noi avremo il piacere di raccontare cosa ci siamo detti in prefettura venerdì. Poi c'è stato tutto questo fatto acuto, che insomma è stato un fatto importante, quindi innanzitutto vorrei sapere, giusto per regolarci, per non ripetere cose già dette ieri, può alzare la mano chi ieri non era in commissione? Tutti fuori. Tutti fuori. Okay. Mirko, inizia a far bravo, per carità, fa il serio. Allora, come la strutturiamo questa serata? Vi spiego un attimo, così riusciamo un attimino anche a capire un po'. Allora, noi riteniamo di avere tante cose da raccontarvi, cose che 9 cittadini di Falconara su 10 non sa. Ciò premesso, ieri sera ovviamente, per chi è stato in commissione, tante cose le abbiamo dette, perché è riuscito a intervenire grazie a una concessione che è già stata fatta da parte dei consiglieri comunali e quant'altro, sia Mirko Fanelli che io. In più c'è stato un buon intervento della consigliera Lara Pulita, consigliera d'opposizione, che chiaramente ha fatto delle domande che erano molto pertinenti. Ecco, per chi non c'era ieri sera, le domande pertinenti le dico subito quali sono state. Sono state a seguito di una relazione di tutti gli uffici tecnici, dove secondo noi non ci hanno dato del fatto nessuna informazione aggiuntiva rispetto a quella che avevamo. La consigliera Polita ha chiesto ad esempio se ci sia certezza di qual era il materiale dentro il conservatorio. Questa domanda è lecita, perché è stato detto il greggio, però il greggio insomma a temperatura ambiente non è così volatile, non fa di solito tutte quelle esalazioni lì. Possono essere altre cose che possono essere assimilabili al greggio, ma magari erano degli altri tipi di prodotti. Ecco, e poi ha chiesto quanta quantità di liquido c'era in conservatorio, ha chiesto se il problema diciamo si è verificato, perché il coperchio aveva o meno dei fori. Se aveva o no dei fori, oppure se questo coperchio ci aveva qualche altro tipo di problema. Chiaramente erano domande tutte lecite, perché c'erano i tecnici dell'ARPAM, funzionari della protezione civile, insomma tutti quelli che sono intervenuti non nell'immediato verificarsi del problema, ma due giorni dopo in alcuni casi. I vigili del fuoco purtroppo ieri erano assenti, quindi alcune risposte non sono state date. Però questo discorso che noi vogliamo fare stasera, in realtà è un discorso che parte da più lontano dei problemi di questa settimana. E noi siamo stati in prefettura venerdì a seguito di un'iniziativa che abbiamo lanciato a settembre dell'anno scorso per un problema di esalazioni diverso, cioè causato da un'altra ditta che si verificavano a Castelferretti. Se c'è un microfono col filo lo prendiamo, perché forse è meglio. E insomma, a seguito di tutta una carenza, secondo noi, di quello che abbiamo riscontrato con le istituzioni sia locali che in regione, perché noi come associazioni siamo dei cittadini come voi, cioè le associazioni qui nostre sono associazioni locali, cioè noi non abbiamo sovrastrutture comunali nemmeno con l'associazione e con i comitati, cioè non siamo neanche come Lega Ambiente, per dire, no? Come, che so, il WWF o chi volete voi, siamo un'associazione falconarese, sia il comitato Malaria che l'Onda Verde. Quindi quando diciamo associazione, in realtà diciamo cittadini come voi che si sono un po' d'anni fa auto-organizzati verso queste cose. Siamo stati in regione, abbiamo fatto delle audizioni, perché la nostra preoccupazione è partita da anni fa a seguito dei decessi di malattie tumorali di cui noi eravamo informati, prima come percezione da cittadini, poi abbiamo chiesto delle indagini epidemiologiche che sono state fatte, e queste indagini stanno durando nel corso del tempo. E ogni volta che queste indagini sono arrivate a conclusione, noi riteniamo che la popolazione di Falconara non è stata mai adeguatamente informata. Noi chiaramente abbiamo fatto delle iniziative, ma siamo dei cittadini. Avvisare 11.000 famiglie di Falconara che c'è una riunione o quant'altro non è così semplice, e poi soprattutto il silenzio totale
di qualunque altro soggetto presente in questa città fa sì che te che porti avanti questa cosa vieni quasi considerato come uno che o ci specula, insomma, o che fa allarmismo. Questa è la situazione. Siccome però gli studi in mano noi ce l'abbiamo, sono firmati dall'ASO, dall'ARPA, ma dall'Istituto Superiore di Sanità, dall'Istituto Nazionale Tumori, per dire i soggetti che hanno fatto quelle indagini, e nel 2016 il Ministero della Salute, come ho spiegato ieri sera per chi c'era, ha fatto una relazione su Falconara, dove ha dettagliato, insomma, tutti i problemi che ci sono, e per noi è incredibile che nessuno abbia fatto niente in questi anni, che chiaramente la popolazione è stata tenuta all'oscuro di questa ufficialità, perché ovviamente io penso che se voi aveste saputo, a prescindere dal colore politico, da un sindaco, dalla categoria dei medici di base, dai vostri pediatri, dai presidenti delle associazioni sportive, non lo so, dico per fare gli esempi, dai parroci, per chi frequenta le parrocchie, cioè se aveste avuto un'informazione che vi arrivava anche da soggetti diversi, forse no, avreste prestato più attenzione a questa cosa. Poi dopo, quando ci interroghiamo, tutti sappiamo che ci abbiamo i casi in famiglia, però un conto avere una percezione, un conto avere i dati in mano. Quindi i dati in mano ci dicono che a Falconara, su un'analisi fatta per circa 20 anni, abbiamo una serie di eccessi rispetto a che cosa? Rispetto alla media regionale di quelle stesse patologie. Quindi fatto 100, se può essere considerato normale avere una determinata patologia un po' dappertutto nelle Marche, qui a Falconara per alcune cose c'è una probabilità di ammalarsi di quella malattia più alta, detto proprio in parole semplici. Poi chiaramente ogni indagine ha mostrato delle evidenze, e non parliamo ovviamente di malattie tenere, insomma. Nel 2016 siamo stati in regione perché aspettavamo un aggiornamento di una nota epidemiologica che avevamo dal 2011 conosciuto e che doveva essere aggiornata poco dopo, che è stata aggiornata 6 anni dopo, sulle pressioni che poi abbiamo fatto. Ci è stata data l'anno scorso, a maggio, in un'altra audizione in regione, e in quella indagine epidemiologica non solo sono stati confermati una serie di patologie, ma ne sono emerse anche altre che non hanno a che fare niente con i tumori. Parliamo di malformazioni congenite, parliamo di eccessi sui aborti spontanei, parliamo di malattie dei neuroni motori, e quindi i casi di SLA, i casi di sclerosi multipla e altri tipi di patologie che adesso, insomma, non vi sto a dire, ma che colpiscono magari i muscoli di una persona piuttosto che il sistema nervoso. Ecco, il quadro è questo. Torno alla raccolta firme che abbiamo fatto a settembre, vedendo che non si riusciva a ottenere un dialogo, né tantomeno col comune di Falconara, e non mi fate sentire che è una questione politica, a prescindere da quale sia il sindaco, né con la regione Marche, che governa tutta un'altra parte politica, tanto per essere chiari, rispetto a Falconara. Rispetto alla regione abbiamo fatto 2 commissioni, ci siamo spesi, siamo andati giù con un sacco di report, tutto. Poi chiaramente siamo andati noi a commentare indagini che hanno fatto loro, quindi figuriamoci se loro non lo sapevano. Eppure, fatte 2 commissioni con noi, ci siamo resi conto che non abbiamo portato a casa niente, perché non è successo niente dopo quelle audizioni. Questo è un punto. Secondo punto, i controlli che non ci sono. I controlli non ci sono, non sono adeguati rispetto a chi inquina in questo territorio comunale, indipendentemente da chi sia l'inquinatore. Allora, noi abbiamo detto, va bene, ultima chance, andiamo dal prefetto, che è la carica più alta che c'è dello Stato, perché qua stanno giocando una partita in cui ognuno si protegge un po' con se stesso, con gli altri. Fanno un quadrato e i cittadini per alcuni anni a Castelfioretti sono stati fatti passare per matti. Cioè, come se le esalazioni non c'erano. Poi c'è stata la minimizzazione, sì, ma non è un evento importante, poche volte, siete pochi che ve lamentate, ta 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 ta, e così via. E avanti si è persi 3-4 anni. Di qua, lato Falconara, le cose non è che sono andate meglio in questi anni. Gli episodi di esposizione acuta a sostanze
inquinanti da produzioni industriali si è verificata adesso in maniera che tutti ce ne siamo accorti, ma c'è chi anche se ne accorgeva prima, no? Rispetto a episodi magari sempre acuti ma non così intensi. L'80% della popolazione di Falconara non si accorge di niente. Allora noi andiamo dal prefetto per spiegargli questa situazione, e quello che ci eravamo immaginati di fare era quello di chiedere al prefetto un coinvolgimento dei ministeri dell'ambiente e della salute, perché abbiamo detto se continuiamo a giocare questa situazione con le istituzioni locali, questi ce la portano a che ci sfiniamo, no? È già un miracolo che non ci siamo sfiniti, perché alcuni di noi sono su questi temi da 10 anni. E questo incontro in prefettura si è concretizzato il 7 dicembre scorso, non so chi di voi lo sapeva. Il 7 dicembre scorso abbiamo portato 600 firme di falconaresi e castelferrettesi al prefetto chiedendogli un incontro, tanto poi non è che ci aspettava di diritto. Ci hanno ricevuto il 7 dicembre, abbiamo esposto la situazione, non a chiacchiere, perché non siamo abituati a fare chiacchiere, e neanche i comitati che fanno solo casino, siamo andati con i documenti, per cui abbiamo messo la prefettura con le spalle al muro. In sostanza, e ci dovevano far sapere qualcosa entro gennaio non è stato, siamo arrivati a febbraio, personalmente ho iniziato a fare tutta una serie di telefonate, non arrivava nessun tipo di riscontro. A marzo, grazie alla redazione del Resto del Carlino, siamo riusciti a farci un articolo di quelli che insomma un po' tuonavano, e la prefettura in senso subito arrizzate le orecchie, perché quando un prefetto finisce sul giornale insomma non è una buona pubblicità, e praticamente un poco dopo ci hanno chiamato dandoci l'appuntamento che abbiamo avuto venerdì scorso. Ecco, io sull'incontro di venerdì scorso vorrei che lo raccontasse se possibile Mirko, ok, e così io un attimo mi sto zitto e poi dopo magari dico altre cose. Il carattere informativo di questa assemblea, e finita la parte più informativa dobbiamo decidere che altre iniziative vogliamo fare, se le vogliamo fare ovviamente, ok? Per me le dobbiamo fare. Allora rimango seduto, scusate perché sono stanco stasera. Tanto siamo tutti seduti, scusate perché sta in piedi. Sì, adesso parlo più forte, mi taro. Allora, la filosofia che abbiamo adottato adesso, mi chiudi sta destra, per favore, mi sembra che vogliamo... tre volte te lo dico. Allora, la filosofia che abbiamo utilizzato per incontrare il prefetto, non c'era ovviamente solo il prefetto, ma c'erano tutte le personalità degli enti preposti alla salvaguardia della salute e al controllo dell'ambiente, quindi c'era l'ASU, c'era l'ARPAM, c'erano rappresentanti dell'azienda sanitaria regionale, il rappresentante, la dottoressa Di Furia, mi ricordo solo questo nome, Piccinini dell'ARPAM, è venuto anche ieri, Baldini, un altro tecnico epidemiologo, insomma c'era il sindaco di Falconara con due tecnici a suo seguito, c'eravamo io e Roberto. E la filosofia è stata quella di ascoltare, perché riteniamo di aver ampiamente descritto a tutti gli enti preposti la situazione di Falconara in seguito a 4 indagini epidemiologiche, tutte, e ho capito, e lo so, ma il problema è che stai mezzo fuori, allora non mi vado a urlare stasera, però va bene, così va bene? Ok, allora abbiamo descritto tantissime cose durante questo periodo, in questi anni, tutti in situazioni ufficiali, situazioni epidemiologiche stratificate in 18 anni di osservazione, sì, ma se parlate poi dopo non ve lamentate, situazioni che descrivono epidemiologicamente una più alta incidenza rispetto alla media regionale di molte patologie neoplastiche, ma non solo, anche aborti spontanei. Quindi a Falconara rispetto alla media regionale stiamo peggio anche da un punto di vista di nascite, nonché malformazioni congenite, nonché quello che descriveva prima Roberto, una situazione anche di patologie non attese. L'ultima indagine epidemiologica del 2017
descrive tutto questo in maniera ancora più amplificata. Quindi queste osservazioni di 18 anni hanno visto peggiorare la situazione, aumentare il tipo di malattie, l'incidenza delle malattie e delle morti, e ha descritto anche una tendenza a peggiorare nel futuro. Questi sono dati che producono gli epidemiologi dell'ARPA, non noi, sono dei professionisti, e dobbiamo anche ringraziarli, perché ieri non ho avuto modo e forse nemmeno la tranquillità, ma sono gli unici che ci danno in mano dei dati da poter valutare e spendere, altrimenti non ci sarebbe altro dato disponibile sul territorio per dire che qua le condizioni stanno meglio o stanno peggio rispetto alla media regionale. Abbiamo cercato di ascoltare, abbiamo fatto fatica a non interagire direttamente, e abbiamo notato alla fine, ascoltando tutti, che l'unica proposta che hanno fatto in tutti questi anni di stratificazione di conoscenze sulla base delle malattie, l'unica proposta a quel tavolo alla fine è stata che si sarebbe continuato a monitorare. Io e Roberto stavamo scalpitando, perché aspettavamo questo tipo di risposta, speravamo in qualcos'altro di illuminante. Di fatto, secondo noi, in un sito di interesse nazionale, che è un sito pericoloso per l'ambiente e per la salute, che è il SIN di Falconara e l'API e un po' l'intorno, e tutti i SIN d'Italia sono monitorati a prescindere, quindi questo non era di nuovo una non proposta, era quello che avrebbero dovuto fare da sempre e che dovrebbero fare per sempre. Quello che ritenevamo giusto fosse utile iniziare era un percorso di... Mi sarei arrivato meglio senza. Quello che ci sembrava utile era un percorso di indagine, e cioè capire le cause, perché alla fine... Metto una canzone degli anni 60, appunto. Non funziona. Vabbè, io parlo anche senza. Ridamogli quello di prima. Sì. Bene. Credevamo dunque opportuno che si iniziasse un percorso sia di indagini sulle possibili cause, mamma mia, e questo perché tutti ci hanno sempre detto che le emissioni erano entro la norma prevista per legge, entro quei massimi di ogni, soprattutto del benzene chiaramente, entro i limiti di legge. Quindi o le centraline o qualcuno non sa monitorare, o c'è qualcos'altro che non riusciamo a capire. Quindi le indagini per capire la fonte di queste malattie, la seconda per aumentare i livelli di prevenzione primaria. Si parla tanto di prevenzione primaria, e io per intenderci è quello che serve per non ammalarsi, o perlomeno per non ammalarsi di più della media regionale o nazionale. Cioè non vogliamo star meglio di altri, vogliamo star uguali agli altri. E su questo non c'è stata mezza proposta. A quel punto mi ha stupito moltissimo la posizione, lo dico senza paura di essere smentito, perché ci sono dei testimoni e credo che verranno fuori dei verbali, e che se non lo vedo scritto mi arrabbierò tantissimo, ma Roberto mi è testimone e qualcun altro degli attenti lo sarà altrettanto. Il signor sindaco, allora intanto tutti erano concordi, tutti, che quei dati erano credibili, cioè l'ASU, l'ARPA, il prefetto che ha preso atto. Tutti concordavano sul fatto che a Falconara si sta peggio, non è in discussione. Quindi qualsiasi persona mi dice, no, ma Falconara non è vero, io campo 80 anni, sto tanto bene. Questo non è il contendere. Il contendere è che ci sono 4 indagini, basta. O meglio, continuiamo a indagare, a monitorare, ma c'è bisogno di capire il perché. L'unico che non era concorde, o meglio non si è espresso direttamente, perché io l'ho chiesto ad alta voce, Roberto mi sei testimone, ho chiesto ad alta voce, c'è qualcuno a questo tavolo che non crede a questi dati, 2 volte, 3 volte,
nessuno ha fiatato, qualcuno parli adesso, taccia per sempre, mi sembrava. Solo che direttamente la domanda al signor sindaco Brandoni, la risposta è: io crederò ai dati che usciranno a giugno. Quelli, e ve lo spiego immediatamente, l'azienda sanitaria regionale, utilizzando i primi dati che stanno fuoriuscendo dal registro tumori, solo tumori, ok? E per mortalità, quindi c'ha dei limiti, ma comunque è una cosa. I primi dati che considerano un periodo di studio di 2010, 2011 e 2012 usciranno, a detta della dottoressa Di Furia, a capo dell'azienda sanitaria regionale, correggimi se utilizzo parole sbagliate, usciranno a giugno 2018. E allora il signor sindaco ha detto: io crederò a quelli. Ora, capite bene che questa cosa a me fa particolarmente arrabbiare, non solo perché non si prende atto e c'è stata una politica negazionistica su questo da 10 anni dell'attuale amministrazione, ma lo dico qui del nostro sindaco attuale, negazionistica, ogni volta che si tocca sembra che si parli del diavolo, non c'è niente di male, dobbiamo capirle queste cose, magari migliorare i nostri stili di vita, magari tante altre cose, adesso non mi dilungo. Ma aspettare addirittura questa ulteriore indagine, che poi sono gli ultimi 3 anni, vi dico che già la Di Furia ha detto che poi non è tutta così diversa da quello che è l'ultima indagine, che tra l'altro è finita comprendendo il 2010, 2000, alcuni degli anni che andranno indagati, adesso non mi ricordo esattamente. Ma poi di fatto voci di corridoio, visto che tutti dicono voci di corridoio, adesso me la dico una io, fonti interne all'ARPA mi dicono sono in linea con quello che già sappiamo. Quindi, ma era normale, anche perché non è che la scienza epidemiologica è una scienza così, che si fa così. Dopo 18 anni di osservazione, non può essere dall'oggi al domani qui, adesso campiamo tutti 100 anni e stiamo meglio della media nazionale, ok? Che poi ci stiamo domandando il perché Falconara dovrebbero, perché ci dovremmo domandare per se stiamo meglio o peggio di altre situazioni, perché siamo vicini a un controllo chimico che se ne dica al mondo, tutte le indagini effettuate sulla salute degli abitanti intorno ai petrolchimici risultano peggiorative dal punto di vista di salute, cioè non è che stiamo scoprendo l'acqua calda forse, quindi diciamo non dobbiamo avere grossi dubbi, se ci poniamo delle domande quelle sono. A questo tavolo siamo arrivati ad una conclusione, sebbene ritenevamo che i nostri interlocutori dovessero essere i ministeri, perché ci siamo rotti le scatole di parlare con gli enti locali senza risolvere nulla, abbiamo, diciamo, possiamo dire, accettato un mini compromesso? Sì, un mini compromesso, nel senso, noi puntiamo i ministeri, poi li possiamo anche discutere se questa è stata una decisione giusta o meno, perché non è che facciamo le cose perfette, però intavoliamo una vera discussione operativa su cosa possiamo portare al tavolo dei ministeri, almeno con l'azienda sanitaria regionale e tutti gli altri enti competenti, perché ci è sembrato di incontrare almeno alcune persone serie che non conoscevamo prima. Ovviamente tentare, perché non possiamo dire di no e sbattere la porta in faccia a chi ci propone di metterci a tavolino e discutere realmente di che cosa possiamo chiedere. Questo è quanto. Mi sono dimenticato qualcosa. Diciamo, più che altro è stata la prefettura che ci ha detto che prima di istituire una richiesta verso i ministeri loro devono fare istruttorie, insomma, con delle relazioni e quant'altro. Per noi le relazioni sono sufficienti, quelle che già esistono, però a quanto pare ovviamente non possiamo giudicare se è un modo per prendere tempo, portarla alle lunghe e quant'altro, questo lo lasciamo valutare a voi, insomma. E noi dal nostro punto di vista stiamo cercando di fare qualcosa da molti anni, abbiamo iniziato questo percorso e finché non lo fanno fallire anche questo magari noi ci proviamo, questo è un po' il punto, non è che siamo degli ingenui, abbiamo chiara qual è la situazione. Così come abbiamo chiaro, per esempio, che il Corriere Adriatico è da una settimana che non scrive mai niente su queste cose, non so se l'avete notato. Allora, ecco, il Resto del Cammino scrive, ci sono dei quotidiani online che stanno scrivendo molto. Due parole sulla commissione di ieri sera, a cui molti di voi prima visto non c'erano. Allora, per esempio, come funziona la comunicazione? I giornalisti a una certa sono dovuti andare via,
resto del cammino in Corriere Adriatico, se c'era, perché tanto poi dopo devono andare in stampa, quindi i pezzi non escono. Per cui nel momento in cui si sono chiusi un po' gli scambi informativi, se volete la riunione ancora non era iniziata, perché avevamo parlato un'ora e mezza del niente. Ed è iniziato un po' con l'intervento più dove dicevo la raccoglita di Mirko eccetera eccetera. Adesso il punto della questione qual è? È che ieri sera è stato anche detto il comune va là con ministeri e dà un parere positivo, negativo e finisce lì. Il ragionamento che abbiamo fatto noi invece no, è un altro. Cioè noi abbiamo detto al sindaco e l'abbiamo detto ieri sera e rimarrà agli atti anche per il sindaco che ci sarà dopo, insomma. E il punto non è questo, cioè se te sai che la popolazione tua ha dei problemi di salute e quando vai ai ministeri bisogna che te sei il primo che lui fa presente. Poi uno può dire ma il mio parere non è vincolante, ma ho capito, ma te intanto glielo dici. Poi c'è una questione di diciamo di questa cosa che passa che è tutto nella legalità è così senz'altro perché altrimenti qualcuno già doveva chiudere, no? C'è che situazione, ma l'obiettivo per me non è di far chiudere, l'obiettivo è che ci siano dei controlli che funzionino, che le persone vadano a lavorare sicure e chi sta fuori dalle industrie stia altrettanto sicuro. Cioè i punti sono questi, noi la portiamo avanti sta cosa così da tempo, il problema è che in passato si sono alimentate le contrapposizioni tra chi ci lavora e chi sta fuori, non c'è una comunicazione e ieri sera abbiamo toccato con mano che tutti gli enti che sono intervenuti di fatto hanno preso delle decisioni su un'autodichiarazione della raffineria di quello che è successo, senza verificare niente perché a Lara Polita non gli hanno risposto. Lara ha chiesto anche di vedere i rapporti di manutenzione con il serbatoio. E quando l'ha chiesto è sembrato che avesse chiesto chissà cosa, cioè nessuno si è posto l'idea di chiedere i rapporti di manutenzione. Ma che hanno fatto in una settimana quelli che sono andati lì a controllare questo problema? Ma l'ha fatti entrare una settimana lì dentro, ce l'ha fatti sì, arrivare? Sì, sono entrati. Sì, ma dove? Negli uffici? Non lo là so. Non ce l'ha portata a fargli vedere le condizioni. Attenzione, se c'è un problema così, l'API non è che si può permettere di non entrare. Là c'era i carabinieri, capito? C'era tutti, ci prendeva un giro. Cioè, allora il punto è questo, no? Il punto è chiamarvi anche tutti quanti un po' a raccolta per farvi capire che questo è un livello su cui noi, per quel poco che potremo, andremo avanti con la prefettura e quant'altro. Poi è un livello istituzionale. E poi però ci sono da fare altre cose. Allora, in questa settimana centinaia di persone sono andate a fare, per esempio, una denuncia, un esposto, precisamente. E noi vi vogliamo informare di altre cose che non sapete, perché anche da questo punto di vista qui ci sono delle cose che, insomma, stanno andando avanti da tempo. E dopo diciamo di noi io lascerò anche la parola all'avvocato Maria Mancini che magari qualche informazione riuscirà a darci un po' a tutti quanti per farvi capire che ci stiamo muovendo su più livelli per queste cose. E poi c'è un altro aspetto, l'aspetto è che come comunità di Falconara noi dobbiamo decidere se vogliamo uscire da sto cappio o rimanerci. Se ci vogliamo rimanere più o meno andiamo avanti come abbiamo fatto adesso, ogni volta che sarà qualche incidente un po' più gente si arrabbia, brontoliamo per una settimana e poi si spegne tutto. E se invece vogliamo provare a uscire, siccome secondo me siamo al punto a cui forse non siamo mai arrivati, perché noi siamo arrivati a essere abbastanza accreditati anche presso le istituzioni, perché la riunione di ieri sera, per chi non lo sa, si è conclusa con io che ho presentato un documento che, su cui abbiamo fatto delle richieste di diminuzione delle emissioni di ogni cammino della raffineria, chiedendo al sindaco che quando c'è la conferenza di servizi per il rinnovo, lui non va solo lì a dire parere favorevole o negativo, ma esercita il suo ruolo di sindaco che può chiedere le prescrizioni. E siccome è il sindaco del comune interessato, lui ce l'ha questa possibilità, fino ad oggi non l'ha mai fatto. Quindi abbiamo lasciato un documento e solo in parte ho spiegato e l'assemblea si è conclusa col sindaco che ha preso un impegno pubblico che presenterà quel documento alla conferenza del servizio. No, non è il problema se ci credo o no,
Per me che ho ricevuto solo porte in faccia su questi temi qui, per me ieri sera è stato un risultato. Poi io posso avere le mie perplessità, so che molte cose potrebbero essere scartate, rifiutate già dalla sola azienda che dichiara non lo posso fare perché mi costa troppo, è antieconomico, perché funziona così, capito? Quindi allora noi adesso dobbiamo decidere anche stasera, quando voi avrete maggiori informazioni di quelle che vi raccontiamo, e che cosa dobbiamo fare da domani su questa cosa, perché adesso è andato tutto benissimo, parte l'inchiesta, l'ha presa il pubblico, il procuratore generale, se ho capito bene, la Bilotta, quello che lo dirà Monia Mancini meglio di me, però insomma secondo me non si può spegnere qua sta cosa, perché è stato molto grave quello che è successo. I livelli di benzene che vedo alle mie spalle, che Luca ha iniziato, sono il grafico tuo, ecco, se lo rimettiamo, cioè i livelli di benzene insomma che abbiamo respirato sono stati veramente intensi. Allora io non vorrei essere accusato di allarmismo, ieri sono stato quasi minacciato, molti di noi sono stati minacciati velatamente dall'assessore Astolfi. Io non mi voglio sentire, come voglio sentire un allarmista, io vi sto dicendo che il 12 è questo, il 12 è questo, poi ritenete, allora cercate di capire, la centralina che stiamo monitorando in rosso è quella in direzione del vento che proviene dalla raffineria, non dove sta, la centralina sta lì, è quella che sta, dillo te. Sta sul tetto delle ex scuole Lorenzini di Villanova ed è una centralina industriale. Ok, allora se il limite di legge 5 microgrammi metro cubo media annua, è chiaro la media annua, ve l'ho detto ieri chi c'era, benzene non c'è un valore sicuro di esposizione, non ce n'è uno, ditemene uno, 0,00001 non è sicuro, 5 microgrammi metro cubo è una concentrazione media annua di convenzione, abbiamo accettato di respirarci fino a quel limite come compromesso tra la tecnologia e quello che ci fa vivere bene e la salute, ma non è sicuro il 5 microgrammi metro cubo media annua. Allora vi chiedo, è più sicuro o meno sicuro essere poi ulteriormente esposti a sta roba qua che arriva a 80, 100, 80, 80, queste sono ore durante la giornata, 100 microgrammi metro cubo, 20 volte di più cancerogeno, ma quello che è molto più grave è che nessuno sa che cosa è stato buttato fuori dalla raffineria in questi 7 giorni, per il benzene è una cosa, negli idrocarburi non metanici, di cui la centralina, quella lì, non funziona, perché Marchegiani è bello e furbo, lo dice dopo che non funziona, quando lo scopriamo, come dal 2012 al 2015 abbiamo scoperto le tre centraline facevano acqua come con la pasta quando colate la pasta, dopo dicono non ci avevamo i soldi, non ce lo dicono mica prima. Allora io mi devo fidare di un servizio pubblico che monitora la qualità dell'aria, se becco che non funziona e te me lo ammetti dopo? Se rubo il portafoglio te lo dico dopo che mi hai beccato, non faccio bella figura. Se lo costituisco prima, no? Se lo capisci anche te, vero? Grazie di essere qui, perché seminiamo un po' di intelligenza, un po' di... E allora io come posso fidarmi anche dei valori assoluti di questo benzene? Chi mi dice che non è di più, visto come lavoro? Terza cosa, tra i idrocarburi non metanici ci sono sostanze poco tossiche, ma ci sono anche quelli con l'anello aromatico e i ragazzi che studiano forse sanno qualcosa di chimica, che sono tossiche tanto quanto il benzene. Caratterizzarle significa sapere se sto 100 equivale a 1000. E se insieme le sostanze sinergizzano, cioè 1 più 1 come effetto fa 5, questo 100 vale molto di più di quel 100. E forse l'allarme sarebbe scattato. Il problema è che hanno scelto di non far nulla sulla base di non sapere nulla. Ve l'ha detto proprio Basic. Allora questo è gravissimo, questo è gravissimo. A chi giova questa non scelta? Ditemi, oggi l'ho scritto su Facebook ma lo voglio sentire da voi. A chi cacchio giova non aver fatto nulla? Un
l'evacuazione delle scuole o comunque uno stop, anche perché, ripeto, non è una scelta che risolveva tutto. Sono d'accordo con chi ieri ha criticato, mi sembra Frappiccini, per esempio, lo conosco, però è anche giusto dire: io non ti obbligo ad andare a scuola, perché questi bambini, mio figlio, c'ho la verifica, ma io devo andare, e tu dici, ma sei l'unico che non va, ce lo mando, ma ti fa male il cuore. Se liberavi dall'impegno scolastico chi poteva portare i figli fuori o lontano dal vento, avrebbe salvato qualche ora di esposizione il figlio che purtroppo c'ha una vita davanti. E questo benzene qui e tutto quello che non sappiamo e speriamo non sia troppo fa danni adesso, non è che guarda che dopo mi vado a respirare le margherite e non mi succede nulla, non guarda la media. Il benzene fa il danno al DNA, il DNA viene riparato male, fa una mutazione e te la tieni, e tra 20 anni quella mutazione insieme ad altre fa un cancro, punto. Non mi dite che fate allarmismo, perché questo è punto. E se non riusciamo a capire questo, non riusciamo a capire la gravità di questi 7 giorni, perché non ci dormo la notte, e la superficialità con cui è stata presa questa decisione. Ieri è venuto fuori che intanto il livello d'allarme non era 1, volendo anche 3 per uno che cerca di attuare delle azioni che possano tutelare la salute dei cittadini. Per non sapere né leggere né scrivere, tu dovevi evacuare, punto. Lo so che l'evacuazione l'avrebbe pagata la raffineria con tutto quello, la pagava. E questo è il punto. Perché ti danno ascolto. E questo è il punto, che sembra quasi che si sia fatto apposta, sembra quasi, peso le parole, che non sia un caso che non si siano voluti ledere certi diritti economici. E io ho respirato tutta quella merda. Sembra. Allora, siccome chiudo, perché stiamo qui veramente fino a domani. E guardate che ieri Piccinini, quello della protezione civile, ha fatto trapelare hanno preso una scelta sbagliata. E non mi sta bene che non era la bomba di Fano, chi c'era ha fatto il riferimento a Fano di alcune settimane fa, bomba della seconda guerra mondiale, va quattro e mezza giornata, 25.000 persone, Fano è più grande di noi, si sono organizzati, nessuno, forse hanno brontolato per il troppo zelo, e vabbè, meglio così. Ma non è uguale, diceva Piccinini ieri, perché la bomba poteva esplodere da un momento all'altro. Guardate che se i vigili del fuoco stanno buttando da 3, 4, 5 giorni lo scume antincendio lì sopra, non è solo per limitare le puzze, perché non sono scemo. E abbiamo rischiato di più, anche se ieri quello non l'ha ammesso. Non me lo venite, perché qualcuno l'ha anche ammesso. E se c'è un comunicato dei sindacati che dice che quella... perché l'ho sentito in TV, ve lo dico, l'hanno detto i sindacati, allora smentiranno se non è vero. È un anno che è attenzionata quella cavolo di cisterna, è un anno che devono metterla in disuso, era tutto prevedibile. Qui c'è dolo, dolo, e tutte le 3 cisternone là non c'hanno doppio fondo. A proposito di obbligare la raffineria e tutte le aziende impattanti di usare la migliore tecnologia esistente, devono essere obbligati, perché la prossima sarà un'altra. Chiudo, perché oggi 19 abbiamo scoperto che ieri subdola meccanismo per cui oggi respiro, domani mi rendo conto cosa ho respirato e mi girano pure di più. Questo è il livello di benzene che stiamo sopra, 40 microgrammi metro cubo, che abbiamo respirato ieri. Ma chi è stato in comune ieri? Io credo che abbia ricevuto un messaggio quasi di dai, è finito. Non è che hanno detto non puzzerà, ma non è la puzza il problema, è la roba tossica. E qui ancora stiamo respirando. E non c'è verso di fermare ora. Ormai è tardi, perché una settimana, dice, vabbè, abbiamo aspettato una settimana, ogni giorno di più è più roba tossica che respiriamo. Non è una questione di medie giornaliere. E ogni giorno che passa, ogni giorno respiriamo. Qual è il limite oltre il quale non siamo disposti ad andare oltre?
Noi non lo so, però ormai ce la stiamo respirando tutta. E questo è inaccettabile, veramente. Io mando mail tutti i giorni al prefetto. Ho mandato anche al presidente della regione Marche, al presidente del Consiglio, una notizia che ha convocato la terza e la quarta commissione permanente in maniera urgente, non so se può servire o meno, non è che voglio farvi fare bella figura o brutta figura, dico che c'è un altro appuntamento e vi dico qui, perché ci ho parlato oggi, gli ho chiesto di convocarmi, almeno io, non perché io sia diverso dagli altri, ma perché sai che questi giochetti politici del cacchio purtroppo non lasciano libere certe persone perché fanno politica di, no, di mettersi in gioco, tra l'altro cioè, ci sono persone più competenti. Però te lo dico adesso perché mi è arrivata adesso. Ok, e mi ha avvertito, io spero che mi convochino perché, altra cosa drammatica, abbiamo dimostrato competenza in tutte le sedi. Ci hanno tutti ringraziato, magari qualcuno anche in maniera falsa, stretto la mano e sottolineato il fatto che oltre che siamo persone tranquille, perché ci sarebbe da travaltare i tavoli ogni volta che si va a fare la discussione con queste persone, compreso ieri, invece siamo sempre comportati in maniera decente, più che decente, perfetta direi, abbiamo portato sul tavolo dati che nemmeno loro conoscevano. Voi pensate che l'ARPAM per 3 anni non ha visto che le centraline non funzionavano? Diamo anche il beneficio del dubbio, allora non sanno farlo mestiere, l'abbiamo scoperto noi. Allora, per dirvi, e non ci chiamano ai tavoli tecnici, perché non hanno il coraggio di mettere una persona scomoda all'interno di un tavolo tecnico dove vanno fatte scelte scomode per la cittadinanza. Questo è inaccettabile, spero che adesso al prossimo si riesca almeno di mettere un piedino e che non si permettano più di non convocare almeno una persona che rappresenta la cittadinanza, che purtroppo a Falconara non è il sindaco su questo tema. Bravo. Allora, volevo aggiungere una piccola cosa. Sente male. Sì, lo so. Forse sente male. Sì, prego. Volevo fare una domanda. A me? Sì. Potete chiedere se quei serbatoi, a parte che stanno sul demanio marittimo e lei ha detto che non ci sono i doppi fondi, è cosa vera? Ma grazie. Dovete chiedere, ma così grandi quei serbatoi stanno solo al deserto, solo qui, ma è normale? È normale, alle autorità competenti. Cioè la grandezza 140.000 tonnellate ogni serbatoio di quella. Questo è una cosa che ve lo scrivo. E poi non è manco il più grande quello. Solo nel deserto si vedono quei serbatoi. Ci prendiamo un appunto su questo, grazie. 140.000 tonnellate di greggio. Grazie per l'indicazione. Allora, adesso io, prima di lasciare la parola a Monia, all'avvocato Monia Mancini, che è una persona che in maniera veramente incommiabile ci sta dando una mano, ed è un avvocato che non è di Falconara. Questa è una cosa che, scusate se la sottolineo, ma a Falconara non c'è, diciamo, qualcuno che esercita la propria professione che ha deciso di andare contro queste cose. La vede con un avvocato che non è di Falconara. E così come quando nel 2014 abbiamo portato all'attenzione del ministro Beatrice Lorenzin uno studio che era stato fatto e di cui il Ministero della Salute non è stato informato dalla Regione Marche, abbiamo in quell'occasione dovuto lavorare con un parlamentare eletto nel collegio di Fano. Così nessuno ci accusava di far qualcosa, diciamo, per una parte politica, ok? Ognuno c'ha le sue idee qua, ognuno di noi c'ha le sue idee, ci mancherebbe. Alcuni di noi sono anche impegnati politicamente qui a Falconara, però in quell'occasione abbiamo deciso di lavorare con un parlamentare di Fano per togliere qualsiasi occasione e buttarla, insomma, in polemica. E questo parlamentare ci ha aiutato con un'interrogazione che poi è diventata un question time, e a cui avevamo chiesto al ministro Lorenzin, ministro della Salute,
se fosse stata informata dalla Regione Marche dell'indagine dell'Istituto Nazionale Tumori, e venne fuori in diretta nazionale, perché il question time viene trasmesso su Rai 3, se non sbaglio, il mercoledì, e venne fuori che il ministro Lorenzini, insomma, disse: no, io non so niente di questa cosa. Questa indagine è stata fatta chiusa nel 2011, noi ci abbiamo messo 2 anni, perché l'interrogazione, una volta che un parlamentare la presenta, non viene discussa subito, ci abbiamo messo 2 anni prima di poter avere udienza, diciamo così, e quando è arrivata la risposta ancora il ministro non sapeva niente. E poi ci sono dentro tutti anche su sta cosa, c'è la Regione Marche e c'è il comune di Falconara che diceva: ma la competenza era della Regione Marche, sì, però poi lo sai, se loro non lo fa, dicono tu, no, al ministero? Ognuno, il gioco che abbiamo visto ieri è che ognuno si protegge con l'altro, si prendono delle decisioni e si fa quadrato l'uno con l'altro, questo è il punto. Allora, dal mio punto di vista, io non faccio una proposta personale, anche molti di voi me l'hanno chiesto ieri, che c'era in comune, è un'idea che ho io. Io sono per le cose pacifiche e civili, perché credo che siano quelle che hanno più forza e diciamo più visibilità, perché se siamo riusciti ad andare dove siamo andati è sempre perché l'abbiamo fatto con educazione e alla fine ce lo siamo guadagnato ogni volta lo spazio. Io credo che però sia arrivato il momento che come comunità diamo un segnale che non sia solo andare a carabinieri a fare la denuncia. Credo che dobbiamo prenderci alcuni giorni, ma non troppi, e tipo sabato 28 per esempio, bisogna che ci diamo un appuntamento pubblico dove stiamo fuori all'aperto, ci guadagniamo un pezzetto di strada, di Falconara, e facciamo una cosa non in 50 persone o in 100 o in 150 come abbiamo fatto qualche anno fa. Vorrei che fosse una, non la chiamo nemmeno una manifestazione, una rappresentazione della nostra indignazione rispetto a questa situazione, e la dobbiamo vivere con le nostre famiglie, con i figli, con, insomma, portando chi vogliamo, insomma, deve essere una cosa colorata, tranquilla, pacifica. Ma io vi chiedo di valutare stasera come proposta se vogliamo fare una cosa del genere, cioè darci appuntamento per una manifestazione dove ci aiutiamo però tra tutti, cioè non è la manifestazione del comitato malaria o di Onda Verde, deve essere una manifestazione pacifica dei popoli, dei cittadini di Falconara che... Bravo, bravo. Grazie. E quando dico cittadini io intendo i cittadini e tutti, cioè non è il cittadino, non è una figura astratta che rientra solo in una categoria, intendo i commercianti che sono stati danneggiati anche loro da questa situazione, perché poi la gente questa settimana non girava in centro, già non ne gira tanta durante la settimana, però se giorni è anche peggio, uno c'ha un'attività, tiene aperto, la gente non sapeva se sta aperto, chiude. Cosa doveva fare? Nessuna autolimitazione, le maestre. Noi come comitato siamo stati bombardati dai messaggi di persone che chiedevano a noi come si dovevano comportare. Questa è stata la cosa più difficile, guardate, cioè noi che dovevamo dire alle persone cosa dovevano fare. Io allora mi allaccio, scusate, ma facciamo. Ieri è stata fatta una domanda da Lara Pulita. Se fare attività sportiva poteva peggiorare la situazione, potete immaginare la risposta, no? Pure qui c'è il buon senso, c'è bisogno dello scienziato di turno, perché chi fuma sa che se fuma mentre corre ci rimane, c'è caso, anche secco. Cioè il benzene e tutte queste sostanze le assorbiamo con i polmoni, pochissimo attraverso la cute, e se i polmoni ti stanno il doppio aperti puoi immaginare quanto faccia bene correre. Io lo dico qui, non mi vergogno di dirlo, io faccio l'allenatore di calcio in una società sportiva qua e ho scritto al mio presidente, perché ovviamente sono sensibile a queste cose, di stoppare l'attività, di prendere in considerazione l'attività sportiva. Il presidente ha fermato l'attività sportiva a prescindere da quello che il comune imponesse, ma questa è una scelta che deve fare il comune, deve imporla, deve essere una cosa non, ma anche di buon senso, non c'è bisogno di chiamare i tecnici anche per sbolognare poi la responsabilità, perché ieri di fatto è successo questo,
il sindaco ha deciso che la responsabilità fosse dei tecnici, mi hanno detto loro, io non ho competenze. Poi però quando c'è da difendere cose indifendibili di alcune aziende diventa competente, perché è successo così anche in prefettura e gliel'ho detto in faccia. Diventa competente solo quando se ne parla di cisterne, dei contenuti, delle tecnologie della raffinazione. L'ha detto una cosa, ieri ha detto una cosa giusta, il sindaco, bastava arieggiare, ha detto. Sì, chiaramente. Arieggiare quello che... La ringrazio del suggerimento, perché mi manca pure lo stimolo di Bollino. No? La ringrazio di questa istigazione di lingua. Arieggiamo. Mentre ho maturato un po' un'idea rispetto anche alla proposta che mi sono permesso di... così di lanciare, che ovviamente implicherà un'organizzazione, cioè, ci saranno delle cose da fare, ci vorranno anche delle persone disponibili a dare una mano, perché nessuno ha di noi la possibilità di poter organizzare una manifestazione che vada sopra a migliaia di persone. Ecco, io non sto parlando di... ecco, se riusciamo a tenerlo così, ok, volevo lasciare la parola a Monia Mancini e poi chiedevo anche se in sala c'è Loris, che non ho visto. Oh, io passo quei bigliettini e poi si strae a sotto le domande. Un'altra volta con i bigliettini. Ok, come se pare pure qui.